Ciao a tutte ragazze, finalmente dopo 2 settimane riesco a girare un nuovo video. Questa volta, come avete letto dal titolo, non è un makeup tutorial, bensì una review sui prodotti dell'Astra. Spero che vi possa essere utile, per qualsiasi cosa scrivetemi qui sotto. Ma l'Astra è una marca di trucchi low cost con cui veramente molte ragazze si trovano bene. Conosciuta anche con la marca che si trova dai cinesi perché diciamo si trova appunto in questi negozi. Io personalmente non li compro in negozi cinesi, bensì in negozi dove vendono articoli per la casa, comunque che hanno prodotti con prezzi molto contenuti. Io ho acquistato i miei prodotti in due, in particolare uno in Sicilia e uno qui a Padova. E veramente questi prodotti io mi trovo veramente bene per il rapporto qualità-prezzo. Certo, ci sono cose con cui mi sono trovata meglio e altri un po' meno, però sono soddisfatta. Ho anche sentito però dei pareri di ragazze che si sono trovate male con alcuni prodotti perché hanno scatenato delle allergie, diciamo, ecco. Quindi io in questo video parlerò della mia esperienza personale. Potete scrivermi anche le vostre qui sotto. Ecco, siamo io e mia mamma che li utilizziamo e noi ci siamo sempre trovate bene. Probabilmente non abbiamo una pelle poi così sensibile come magari altre, quindi io vi do un consiglio. Magari prima di comprare 15 prodotti, prendetene uno, magari provatelo sulla mano e vedete che reazione vi fa. Io non ho mai conosciuto persone che mi abbiano detto: guarda, a me ha fatto allergia, però sul web si leggono cose di questo tipo, quindi non voglio che poi qualcuno se la prenda con me o tu mi hai consigliato questi prodotti che fanno allergia. No, se voi sapete che avete una pelle particolarmente delicata, fate una prova prima. Ora vi mostrerò 5 prodotti che io ho dell'Astra, ovvero un correttore, un rossetto, un mascara, un ombretto in polvere e una in crema. Iniziamo subito. Il primo prodotto è questo ombretto color verde acqua, favoloso, ed è della linea Seta Pura, il numero 55, e credetemi, io appena l'ho visto me ne sono innamorata perché è favoloso. È shimmer e veramente molto scrivente. Io l'ho utilizzato veramente per moltissime cose, una in particolare, ovvero per fissare l'ombretto e stick della Kiko dello stesso colore e credetemi, mi è durato dalle 8 alle 10 ore, veramente un effetto favoloso. Deve esserci anche qualche foto nel mio album sulla mia pagina di Facebook, Nemofobica, e credetemi, veramente stupendo. Io ve lo consiglio, come vedete si vede già la cialda, perché l'ho utilizzato appunto tantissimo. L'ultima volta, perché lo volevo ricomprare, sono andata nel negozio e non l'ho visto, al che mi sono preoccupata, però mi hanno detto che probabilmente era perché erano finiti e che sarebbero arrivati in seguito. Questo veramente è un prodotto che vi consiglio perché per me veramente merita, per il prezzo che dovrebbe essere intorno ai 2 euro, 2,50 euro, merita tantissimo. Il secondo prodotto invece è questo ombretto in crema che credo molte di voi avranno già visto in giro sul web ed è della linea Soul Color, questo è il numero 06 ed è questo bellissimo viola acceso, cioè un viola veramente bellissimo. Io cerco una matita che abbia questa tonalità, non l'ho ancora trovata. Se qualcuno ha trovato il viola perfetto, me lo faccia sapere, perché di solito si trova o il viola scialbo, cioè che non mi dice niente, sinceramente sembra quasi grigio, non mi piace. Però questo invece applicato con un pennellino eyeliner è favoloso, veramente. È waterproof e potete usarlo davvero per tantissime cose, come ombretto appunto o per fare la riga di eyeliner sopra, sotto. Credetemi, è un prodotto veramente valido. Il problema, anzi, è che non si trova facilmente. Io ho avuto la fortuna 2 volte di trovarlo, però c'era solo questo colore e un bianco. Il bianco non l'ho preso perché non sono particolarmente amante di quel colore, però questo sì, ed è dura veramente molto e soprattutto anche se la cialdina effettivamente è piccola, cioè la confezione è piccola, mi è proprio durato tanto, mi sta ancora durando.
E il prezzo anche questo è intorno ai 2,50-3 euro. Dipende dal posto, non so come mai, però l'ho visto da una parte 3 euro a Torino, qui invece l'ho trovato a 2,50 euro, quindi dipende dal rivenditore probabilmente. Comunque anche questo assolutamente ve lo consiglio se avete la fortuna di trovarli, non fate come me che poi dite ma sì, poi lo prendo, poi andate e non lo ritrovate, prendetelo perché è veramente molto valido come prodotto. Il terzo prodotto di cui vi voglio parlare invece è il correttore. Come sapete io ho problemi con le occhiaie, nel senso che anche dormendo 5-6 ore a notte sono particolarmente marcate. Non ho ancora trovato il correttore perfetto, quindi magari voi scrivetemi le vostre opinioni. Però questo veramente è molto valido. Sempre io e mia mamma lo usiamo, l'abbiamo ricomprato, infatti questo è praticamente nuovo. E ci troviamo bene, nel senso che è molto delicato, non è quelle patacche che dici, Dio, questa che cosa ne faccia, no, assolutamente. L'unico difetto, se posso dire così, è il fatto che sia un po' liquido, cioè nonostante sia molto cremoso, diciamo, quasi un po' troppo liquido, se fosse anche solo un po' più solido, secondo me durerebbe ancora di più. Non è adatto per una serata in cui dovete stare via 6-7 ore, 5 ore, no, diciamo per 2-3 ore, ecco, se dovete uscire un pomeriggio, sì, altrimenti è un po' come durata, non è molto efficace. Io dopo averlo applicato però applico la cipria in modo tale che in qualche modo riesca a fissarlo e allora arriviamo anche per le 3-4 ore, dopodiché no. Non so se troverò mai il correttore ideale, ho provato quello della Kiko e anche quello mi piace, però comunque quello che ho provato io costa 8 euro e mi è finito in meno di un mese, insomma, volevo trovare qualcosa di un po' più conveniente, qualità, durata, prezzo, adesso vediamo se riesco. E niente, ci sono davvero molte tonalità, infatti questo è aranciato, è un colore aranciato, e io mi trovo veramente bene, come appunto sulla pelle, tonalità, mia mamma invece uno più chiaro, anche quello è un buon prodotto, nel senso, ovvio che se uno può permettersi il correttore da 30 euro, che avrà anche una durata maggiore, che lo faccia. Però insomma, io lo sapete, parlo dei prodotti low cost perché secondo me sono quelli un po' più abbordabili per tutte, soprattutto a chi piace cambiare, e quindi vi consiglio questo. Il quarto prodotto è questo mascara, Carbon Black. È molto particolare perché ha questo scovolino che, credetemi, separa veramente bene le ciglia, è quello che ho anche addosso, e mi trovo veramente bene. Mia mamma una volta l'ho truccata con questo quando sempre ero scettica, dicevo mamma sei sicura? E invece evidenziava particolarmente le ciglia. Non so dirvi benissimo la durata perché non mi ricordo quando l'ho preso, però comunque tenete conto 2-3 mesi, dopodiché inizia comunque a seccarsi come ogni mascara. Questo invece dovrebbe costare sui 3,50 euro, quindi neanche molto. E c'è molto prodotto, che come vedete comunque la confezione è grande. E niente, il packaging è anche molto carino, questo dorato nero, cosa che invece un po' per i rossetti, diciamo, non mi ha mai entusiasmato molto. E io vi consiglio di provarlo. Se vi è finito il vostro mascara, invece che comprare lo solito, insomma, provate anche questo. Poi magari fatemi sapere, però è veramente un buon prodotto. In genere, voi sapete, insomma, a me piace questa marca, quindi a parte magari qualcosa, potrebbe essere che dopo 3 mesi inizi a fare i grumi, io mi trovo bene perché appunto grazie allo scovolino separa le ciglia, dà anche proprio un tono nero e intenso, mi piace quindi. Infine l'ultimo prodotto è questo rossetto, che è un colore, non so se riuscite a vederlo, che è un color corallo tenue, tendente al nude, veramente molto carino. Il packaging, come nel caso del correttore, non mi entusiasma moltissimo, non mi colpisce,
Però credetemi, è un bel prodotto. Adesso ve lo faccio vedere sulla mano. Non so se riuscite a vederlo. Vedete? È shimmer questo. Come durata? Dipende. Ne ho provato uno color amarena l'altra volta e credetemi, mi è durato 2 o 3 ore. E dipende anche perché ovvio se uno se lo mette per uscire 2 ore, dura, se lo mette prima di pranzo, logico che dopo il pasto, cioè ciao, non si vede più niente. Però i rossetti come i lucidalabbra, i gloss, veramente li ho visti, hanno un packaging bellissimo secondo me. Non li ho mai provati perché ne ho molti, sinceramente non mi andava di comprarne altri solo per accumularli, però credetemi, se a voi serve un gloss, o Alice Adem, poi ve ne parlerò, o questi qua dell'Astra, credetemi, hanno dei colori veramente molto belli, particolari, non è che hanno un assortimento scarso, no, no, veramente molte tonalità, dal nude al rosso intenso, e quindi no, no, anche questo prodotto ve lo consiglio. Avevo anche una matita glitterata, matita ombretto, ecco, bianca, con dei glitterini color argento, però non so che fine abbia fatto. Di quella non ero rimasta particolarmente contenta perché non aveva una buona scrivenza. Una buona scrivenza, infatti, la utilizzavo soprattutto da base per ombretti shimmer. Quindi, nel caso in cui voi eravate indecisi se comprarla o no, non ve la consiglio particolarmente. Probabilmente era anche il colore, magari se aveste preso, non so, un azzurro sarebbe anche durato di più. A me non faceva l'effetto lucido, diciamo, trasparente, sinceramente non mi piaceva. Spero che questa review vi sia stata utile. Vi lascio qui sotto il link per cercare i punti vendita Astra nella vostra città. Ho scoperto che esiste e quindi io ho trovato il mio così, quindi insomma lo lascio anche a voi perché magari molte volte non ci avete fatto caso e magari nel negozio di fianco a casa o sotto a casa e quindi così insomma se volete provarli potrete farlo. Ora voglio chiudere il video leggendovi una frase del mio libro perché so che molte di voi mi seguono per questo e quindi appunto ci tenevo a leggerla. Se volete sapere qualcosa in più del mio libro, venite a visitare la mia pagina Facebook. Purtroppo con l'università, ragazze, è difficile gestire un canale, gestire Facebook, scrivere un libro, è dura, però insomma cerco sempre nei ritagli di tempo di non accantonare niente e nessuno. Spero che continuate a seguirmi, a scrivermi le vostre opinioni, i vostri messaggi, le vostre richieste e cercherò di soddisfarle. Il trucco di oggi è un po' intenso sull'azzurro e il blu, ecco. E niente, ci vediamo alla prossima allora, un bacione. Ah, una cosa che vi interesserà, l'estazione del giveaway la farò domani, perché oggi ho detto oggi giro il video. Appunto della review, quindi domani sera troverete il nome della vincitrice e farò un video apposta per l'estrazione, così potrete appunto controllare tutto e vi ricordo che la vincitrice avrà 2 giorni di tempo per farsi sentire, dopodiché farò un'altra estrazione. Le macchine gli sfrecciarono accanto, eppure lui, invece che schivarle, come un fantasma rimase immobile al centro della carreggiata, incassando così un colpo dopo l'altro. E nonostante si piegasse in due dal dolore e il suo corpo implorasse aiuto, lui rimase fermo lì, a chiedere dove dannazione fosse finito e perché fosse toccato proprio a lui quel tragico destino.